Salve carissimi amici YouTube, qui è Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Quest'oggi col grande Diabolik, il secondo di quest'anno, quello estivo, l'ombra del passato. 5,70€ il prezzo di copertina, lievemente rialzato con tutti gli aumenti che ci sono stati, era quasi doveroso. Si festeggiano i 60 anni di Diabolik con uno speciale che non è che mi abbia convinto troppo. Dopo la sigla vi dico due parole in più, così giusto per essere corretti nei confronti degli autori di questo volume. Sigla. La storia principale di questo volume, L'ombra del passato, ha il soggetto di Andrea Pasini, la sceneggiatura di Tito Faraci, le matite di Giuseppe Palumbo, le chine di Gianfranco Giardina e Claudio Mastroiardi, i rettini di Leonardo Vasco e Dario Grillotti, le tavole di collegamento sono d'opera per le matite di Giulia Francesca Massaglia e le chine di Stefania Ceretta, i rettini di Marco Chillura. Questo è un po' per dire che c'è tanta gente all'opera nella prima delle due storie contenute all'interno del volume, che va da pagina 15 a pagina 164 per un totale indicativamente di 140 tavole. Non vi sto a contare quanto ha disegnato Palumbo, quanto le diaboliche, così come sono state definite, in una storia che vede e una premessa ambientato nel Northstand, una regione estera, dove abbiamo questa sorta di simil capo russo che aveva intenzione di rubacchiare un certo trittico di oggetti particolari per dei regnanti di Northstand, e dove a quanto pare ci è riuscito solo in una minima parte. Dopodiché abbiamo il presente, dove il nostro Diabolik vorrà andare a rubare questi oggetti, scoprendo che lo scettro effettivamente non si trova lì, e comincerà a questo punto a indagare, fino a quando non si troverà davanti un libro, un manoscritto in una qualche maniera di diversi anni prima, che prima leggerà lui, poi farà leggere ad Eva, in cui avremo a scoprire che negli anni 20 a Clerville operava un ladro piuttosto singolare chiamato L'Ombra, e seguiamo quindi le vicende di questa ombra nel mentre che cercherà di recuperare lo scettro, questo famoso scettro del potere, rubato ai tempi da questo signore pseudorusso nel Northstand, portato in un qualche modo a Clerville, e dove quest'ombra cercherà di trafugarlo a tutti i costi, con un piano molto arzigogolato, molto complesso, molto articolato, in un certo caso, in molti, molti punti, forse anche troppo, andando a mostrarci piani, contropiani, sovrappiani in una qualche maniera, dove la nostra Eva, andando a leggere questa storia incredibile di questa ombra, immaginerà i vari personaggi principali con i volti dei personaggi a lei noti, ed ecco che quindi l'ispettore Alain è in realtà Ginko, ecco che l'ombra è in realtà niente poco che è proprio Diabolik, dove il giornalista che sta scrivendo questo libro, amico dell'ispettore, è Gustavo Garian. In una qualche maniera abbiamo questo ciclo qua, dove abbiamo questa nostra ombra, il nostro Diabolik degli anni 20, di cui non sappiamo il nome, sappiamo solo che ha cercato di fare un certo determinato furtarello, e dove ha questo costume piuttosto singolare, molto da ninja in un qualche modo, mi piace, è un costume che mi piace in realtà tutto sommato, però abbiamo davvero abbiamo diversi trucchi che lui deve trovare per farlo, a un consulente esterno, Roy, al quale chiede consigli più e più volte. Poi abbiamo tanti piccoli furti fatti in giro, abbiamo la polizia che non crede ad Alain ma comunque si fida della sua parola, quindi la polizia ha sempre un numero di truppe infinite per cercare di recuperare l'ombra, di accappare l'ombra, anche se nessuno crede che l'ombra esista davvero. Abbiamo tanto tanto materiale, forse troppo per una storia unica. Il risultato finale è quindi un susseguirsi di vicende l'una dopo l'altra, che però
finiscono per, almeno personalmente, non interessarmi, perché sembra voler essere un Elseworld, un mondo alternativo degli anni 20, dove però i nostri personaggi non c'entrano niente, c'entrano in una maniera decisamente marginale. Loro stanno leggendo un romanzo vero di cose successe realmente a Clairville, ma senza che queste poi abbiano davvero un impatto su di loro. Vediamo di fatto la maggior parte del tempo sono le imprese di un criminale del passato, dove è ancora più tangibile, cioè mentre legge una storia magari vuoi credere al colpo di scena per cui al personaggio possa succedere qualcosa, anche se sai che essendo il protagonista non gli potrà succedere nulla perché è un personaggio plot armor, ma in questo caso nello specifico il fatto che l'ombra agisca nel passato, sai già che non gli può succedere nulla perché sai già dove andrà a finire la sua storia, e lo sai già perché proprio la base della storia è cercare di scoprire dove abbia lasciato i suoi tesori, ma sai già che li ha ottenuti quei tesori. E il fatto che la maggior parte del tempo ci raccontino di vari furti che l'ombra fa, ok, ma non è quello che ti interessa. Avrebbe forse sarebbe stata forse meglio una storia ancora più ambientata nel presente, dove il nostro Diabolik alternava i flashback nel passato, ma dove questi flashback nel passato avevano comunque delle ragioni d'essere sul presente, con il nostro protagonista che era in difficoltà, e metterlo in difficoltà avrebbe creato, secondo me, un pochettino più di suspense. Sarebbe stata completamente un'altra storia, avrebbe avuto degli altri tempi, ma la sensazione che ho avuto nel corso della lettura era di avere davvero troppi momenti di cui non mi interessava assolutamente nulla di quello che succedeva in scena, e dove, per quanto avesse la stessa faccia, quel personaggio non era Diabolik, e quindi mi interessava molto poco di lui. In Apprendice è presente una sola risorsa, Storia di Tito Faraci per i disegni di Silvia Zicche, dove abbiamo sempre l'ombra in una vicenda decisamente più ilare. L'ombra è in una casa, in una villa dalla quale deve uscire, ma è circondata, e quindi chiederà aiuto al suo fido compagno Rua per avere dei gadget all'ultimo minuto per risolvere la situazione, con il risultato di avere delle scene molto ilari, molto sopra le righe, che comunque ben si sposano con un personaggio che è diverso da Diabolik. In questo caso qui funzionano perché è tutto molto sopra le righe, tutto molto ilare, tutto molto giocoso e scherzoso. Al solito abbiamo degli editoriali, abbiamo l'editoriale basato su l'atmosfera che c'era negli anni 20 in generale, quindi l'era del proibizionismo, le varie opere scritte attorno agli anni 20 del Novecento, che cosa si viveva in quel periodo storico. Un editoriale iniziale che mi è piaciuto, non è lunghissimo e avrei preferito avere ulteriori approfondimenti, ma in generale ti vogliono trasportare negli anni 20 del Novecento. L'editoriale iniziale ti dà una panoramica più o meno completa di ciò che erano gli anni 20 del Novecento in America e non solo, e poi leggi la storia ambientata in quel periodo storico, e la cosa mi è piaciuta. In coda abbiamo un articolo scritto da Alfredo Castelli, basata su vari emuli, se vogliamo così, di Diabolik, o meglio tutti i personaggi che sono stati creati antecedentemente sul finire dell'Ottocento e sugli inizi del Novecento, da cui Diabolik ha preso spunto. L'idea è interessante, in realtà. Si parla di Rocambole, il ladro rocambolesco in una qualche maniera, passando ovviamente per Fantomas, ma passando anche per qualcuno di meno conosciuto come Zygomar, di cui ignoravo completamente l'esistenza, ma di cui questo editoriale ci fornisce una bella spiegazione a 360 gradi di chi era e del perché sia stato ideato. Un grande Diabolik che mi ha convinto davvero poco. Di solito queste letture, comunque disegnate da Palumbo, ci vogliono mostrare il passato dei personaggi principali, e quella roba lì mi affascina veramente tanto. Qui il fatto che si parli di fatto di un Elseworld, di un mondo alternativo in un qualche modo correlato, se vogliamo così, alle vicende del nostro Re del Terrore, ok, però non sto davvero leggendo le avventure del Re del Terrore, sto leggendo
qualcuno che ci somiglia, e la cosa secondo me non ha funzionato, non ha giovato. Io capisco voler rendere omaggio ai 60 anni del personaggio, cercando di rinfrescarlo e dimostrarci quanto in realtà questo personaggio sia immortale, perché la letteratura che c'è dietro al personaggio di Diabolik è immortale, ma in definitiva ho finito per non apprezzarlo. Avrei preferito forse ancora di più un Elseworld completo, dove la vicenda è quella, dove i volti sono quelli, dove i personaggi hanno altri nomi ma in un qualche modo sono riconducibili, un po' come è stato l'esperimento di Kappa, che ho apprezzato in buona parte, poi conoscendo meglio Diabolik l'ho rivalutato, ma comunque l'ho apprezzato. E come se fosse un Elseworld anni 20 avrebbe avuto senso, anche se è un'occasione un po' sprecata, se vogliamo, per Palumbo e in generale per questo Diabolik con forti collegamenti al passato di Clerville, proprio perché in realtà in questo caso qui non si parla del passato dei protagonisti, ed è un'occasione che un po' mi è spiaciuta non avere. È anche vero che andando a esplorare il passato, prima o poi si finisce per raccontare cose poco interessanti, quindi magari stanno sperimentando a raccontare anche altro. Vedremo come andranno avanti e cosa faranno il prossimo anno. Come al solito vi aspetto uno spazio commenti per sentire il vostro giudizio e il vostro parere in merito a questo grande Diabolik, il secondo del 2022. L'avete letto? Vi è piaciuto? Non vi è piaciuto? Concordate con il mio punto di vista? Siete completamente in disaccordo? Discutiamone e parliamone insieme per cercare di capire cosa ci è piaciuto e cosa non ci è piaciuto e continuare quindi il dialogo assieme. Da Francesco dalla soffitta di camera mia è davvero tutto, e noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale. Ciao!